Il progetto Luigi, nella sua complessità, deve in un qualche modo cercare di recuperare una consapevolezza da parte dei cittadini della importanza e della bellezza del territorio e quindi lavorare sulle risorse naturali, lavorare su quello che sono le attività importanti che possono valorizzare le risorse naturali del territorio. È proprio in questa ottica che il tema dei servizi ecosistemici diventa una chiave importante e un paradigma da utilizzare proprio per offrire strumenti nuovi ad una economia che deve cambiare i paradigmi con cui ha sempre trattato, diciamo così, l'ambiente naturale e le sue risorse. E quindi in un certo qual modo il lavoro della natura e il lavoro dell'uomo che aiuta la natura a fare il suo lavoro diventa un aspetto importante da esaminare, da approfondire, da condividere, da capirne l'importanza e da valorizzare da un punto di vista proprio del sostegno. Quindi riscoprire il territorio, riscoprire gli ecosistemi per il lavoro che offrono, per il lavoro che fanno e mettere su un piatto della bilancia, una bilancia che è ecologica ed economica, il lavoro della natura perché questo sia più equilibrato, sia valutato perché poi si possa rispondere in un qualche modo anche alla legge che lo Stato italiano ha promulgato nel 2015, la 221, dove si parla all'articolo 70 proprio di servizi ecosistemici, all'articolo 72 proprio delle famose green community, sono queste comunità di alta collina, montagna, eccetera, che da queste funzioni, dalla gestione di queste funzioni ecologiche che diventano servizi perché l'uomo ha un bisogno importante, possano innescare delle nuove economie e quindi un benessere vero e non un benessere aleatorio.